In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Queste sono le due dore 42 dei su miei genitori, YouTube. Vilma e Orazio, che Fantastico. mi hanno comunque dato questa danza tra il cielo e la terra. Che meraviglia. Immagini se tutti i bambini del mondo potessero vivere in mezzo a tanta profondità, penso che Mi non ci occupo sarebbero del più le futuro del guerre. Sole, No. quindi tutte le stelle che hanno una massa più o meno come il Sole, noi usiamo come unità di misura proprio il Sole, no? Le masse fra 1 e 8 All'interno masse del cuore del solari, Sole ci sono le reazioni nucleari che trasformano praticamente l'idrogeno in elio. Quando questa specie di benzina, l'idrogeno, sarà terminato, poi le reazioni nucleari si spegneranno e il Sole evolverà per diventare una gigante rossa. E le giganti rosse sono le stelle più brillanti che noi possiamo quando vedere. Le arrivi stelle anche arrivano in all'occhio questo nudo. stadio, che cominciano a perdere, poi dopo si sviluppa sulla loro superficie, un vento stellare, e questo vento stellare trasporta tutto il materiale che è stato creato durante la vita della stella, nello spazio. E come ha detto lei, appunto, poi diventa, la nuova generazione di stelle, di pianeti e eventualmente anche della vita, perché, le stelle che ho studiato in particolare durante il mio dottorato erano stelle ricche di carbonio e la vita come la conosciamo noi è basata sul carbonio ed è tutto un po' un 432 Hz non è tanto circolo. una frequenza, ma è una cordatura proprio. Un po' diversa dalla cordatura che viene utilizzata negli ultimi 80-100 anni, che è quella con il La centrale a 440 Hz. Sono proprio solo 8 Hz di differenza, quindi l'udito quasi Non non se se ne ne accorge. accorge. Viene studiata in questi anni, è stata utilizzata molto, soprattutto 80 anni fa. Veniva chiamata scientific pitch perché già si intuiva che avesse degli effetti sulla salute dell'uomo. E adesso vengono studiate le frequenze di questo tipo di accordatura. E si è visto, per esempio, che una di queste Suona frequenze è molto vicina alla frequenza della Terra, che è di circa 8 Hz, che corrisponde a un Do molto basso, non udibile, ma che risuonerebbe con i Do del pianoforte che ho alle mie spalle, che ha tutti i Do accordato con multipli di 8 Hz. Per esempio, ci sono altre frequenze che risuonano bene con le cellule del nostro corpo, con il cervello. Quindi, piano piano si sta studiando dal punto di vista scientifico, dal punto di vista numerologico, in dal punto campo di vista medico, in storico, campo. del benessere, dei massaggi, dello yoga, della spiritualità, comunque diciamo delle aree in cui la musica viene utilizzata in modo diverso da quella che è il divertimento, l'esibizione, il Mi ha sempre concorso, la affascinato la carriera. Ecco. simmetria. Il fatto che quanto noi guardiamo in piccolo, noi guardiamo, come ha detto il collega, no? Vediamo gli atomi. Gli atomi sono fatti di un cuore, che è il nucleo, e poi dopo ci sono gli elettroni che ci orbitano intorno. E questa simmetria, se noi guardiamo i pianeti, abbiamo il Sole al centro e i pianeti che orbitano intorno. Poi abbiamo il buco nero al centro della nostra galassia, le stelle che orbitano intorno. Ecco, per me questa è poesia. Ci sono Bellissima delle questa simmetrie cosa. incredibili tra le macchie del sole, quelle del fegato, le malattie, i cerchi, i cicli, diciamo, dei pianeti e i cicli invece del nostro corpo. E infatti sembra che una dei motivi per cui l'uomo è venuto sulla Terra con la musica e non ha mai lasciato la musica da quando è venuto sulla Terra, in nessun momento storico, in nessuna cultura, sia perché la musica rappresenta una possibilità di sintonizzare i ritmi del nostro Con i corpo, ritmi, della cioè, natura. Cioè, questa cosa è incredibile. alcuni degli Se strumenti che costruite, no, partono dall'esigenza di un'immaginazione di qualcosa che ancora non esiste, no? Quindi. sì, è quello che è dietro il processo della ricerca scientifica, no? Noi ci troviamo davanti a un fenomeno che osserviamo e poi c'è un processo, cioè il processo ovviamente scientifico di cercare di interpretarlo con la conoscenza che abbiamo accumulato finora, ma poi c'è il processo creativo in cui si fa l'estrapolazione e si cerca di riempire questa immagine con altri scenari che magari possono spiegare con le osservazioni. E poi dopo da lì si applica per tempo al telescopio per cercare di provare, perché
appunto dobbiamo confrontare con i dati, la riproducibilità di cui si parlava prima, no? In questo c'è un processo creativo molto importante. Curiosito Certo, chiaro, chiaro. dalla vostra discussione di prima, cioè di come ho sentito un passaggio negli ultimi anni di leggerezza tra quando insegnavo all'università, in cui sentivo un po' diciamo, la poca umiltà dello scienziato professore, diciamo, che in cui ci sono dei dogmi, ci sono delle conoscenze, ma questo che sono È quelle, limitato dalla tecnologia che abbiamo in questo momento, perché 50 anni fa non avremmo detto questo, e tra 50 anni, con i microscopi che ci saranno, con le tecnologie, la bioinformatica, l'ottica, la fisica, che ci sarà, chissà cosa scopriremo, cioè penetreremo un pochino di più quel mistero dell'invisibile che c'è nel piccolo, nel grande, nel medio, dentro di noi. E quindi ogni tanto quando... In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.